Si va verso un roster più profondo, di maggiore qualità se possibile, ma inevitabilmente sappiamo che c'è un tema molto caldo in questi giorni, in queste ore, quello relativo alla diatriba, possiamo definirla così, con il tecnico, direi che diventa quanto mai determinante sentire le parole del presidente. Preferisco non parlarne, perché si parla. A destra, a sinistra, io preferisco non parlarne perché sono più felice, perché ho una situazione così, ecco, dolorosa dentro e che mi rattrista, perché è come se uno di famiglia, ecco, vuole lasciarti e secondo me, ecco, non voglio parlarne. Quindi però ci può spiegare il motivo del dolore che così, tra virgolette, sportivo che sente? Perché a me mi hanno nascosto tante cose, mi hanno nascosto delle cose che io ho saputo dopo. E francamente mi hanno nascosto delle cose che, ecco perché sono solo questa sera, perché sono arrabbiato prima di tutto contro i miei tecnici che mi hanno nascosto degli episodi che non mi hanno riferito, perché forse erano irriferibili, però francamente così io rimango, ripeto, deluso per un po' così quello come sono svolte le cose questi giorni. E poi lo sapete meglio di me, quindi mi domandate a me. Presidente, siete voi giornalisti che mettete in giro le cose. No, si riferisce al discorso di Monza, a quanto è accaduto nella partita di Monza? Che non le hanno raccontato? Non me l'hanno detto i miei, esattamente, questo è un episodio che non me l'hanno detto. Spiegamolo anche alla luce di coloro che non lo sapessero. No, sembra che appunto durante la gara di Monza, parliamo di playoff, ci sia stata una richiesta da parte del procuratore di Bernardi, richiesta che è stata formulata al direttore sportivo, credo Recine, e al direttore generale Rizzuto, di un aumento del contratto, dell'ingaggio chiaramente del contratto, cosa che appunto Rizzuto e Recine non avrebbero riferito al presidente, probabilmente perché in quel momento hanno ritenuto un momento molto delicato e quindi di non andare a mettere il dito, diciamo, nella piaga, ecco. Avevamo dopo tre giorni prima avevamo perso 3-2 contro Kazan, quindi sapevamo che la Coppa dei Campioni ci speravamo, ci incoraggiavamo a vicenda. Io sono andato addirittura a Russia per sostenere i giocatori, perché ci credevo, ci volevo credere, anche se sapevo che era dura. Tre giorni prima avevamo perso. Tu racconti questo, io non lo sapevo. Francamente, non capisco perché vengono fatte certe cose. Non so, non ne voglio parlare. Perché veramente, non lo sapevo. Io, veramente, Perugia, per quello che è, per l'onestà. L'onestà, e lo sanno tutti, dei dirigenti perugini e della... Secondo me l'onestà è la cosa più importante. Secondo me non meritavamo, per quello che siamo, una richiesta del genere. Comunque, è successa. Non lo so adesso, non stiamo qui a farla tanto lunga. Però ecco, evidentemente dimostra, diciamo, tra virgolette, un disegno. C'è un disegno, evidentemente, che parte da lontano, da quel periodo, da tre giorni dopo la batosta contro Kazan, cosa che ci ha fatto vedere la stagione, questa stagione, sotto un occhio diverso. Ce l'ha fatta adocchiare sotto un occhio diverso.
Possiamo dire comunque sostanzialmente che rimane certo. un punto interrogativo la guida tecnica della prossima stagione. Ma io dico questo, che è una persona che noi abbiamo riposto tanta fiducia. Noi, questo è il nostro allenatore. Noi abbiamo fatto l'anno scorso 2 anni di contratto sulla scia di quelle che erano state le vittorie. Mi ricordo che ci siamo incontrati dopo, alla fine della stagione, eravamo felici, contenti. Abbiamo fatto 2 anni di contratto. Noi eravamo sinceri. Noi, adesso veramente a parlare, provo una grande tristezza. E noi abbiamo questo allenatore che si chiama Lorenzo Bernardi. Se come voi dite che ci sono delle evidenze che questa persona vuole andare da un'altra squadra per motivi che non adducibili naturalmente a Perugia, non lo so. Io dico che in questo momento questo allenatore, quando lui ci lascerà e troverà il coraggio di farlo, noi prenderemo atto e troveremo un'altra persona. A piedi non ci rimarremo sicuri. Ci abbiamo Carmine Fontana, che è il nostro secondo allenatore, che ha il terzo grado, e come diciamo in A2, quando abbiamo vinto l'A2 con Kovac, può scendere in campo. E questa persona, di questa persona noi abbiamo la massima fiducia. È una persona, diciamo, di Perugia, persona, diciamo, quindi in questo momento noi siamo sereni. Siamo tristi perché evidentemente apprendiamo delle cose spiacevoli, che ci fanno male, che non meritiamo per quello che siamo. E vediamo, non so. Nei giorni scorsi, Presidente, è circolata anche in maniera piuttosto insistente la voce di una, non proprio trattativa, ma di un qualche contatto con Vitalainen, anche con il CT della nazionale polacca. Noi ci chiamano. Vabbè, allora, ho contato 7 allenatori che ci hanno chiamato, o loro personalmente, o i procuratori. 7 allenatori. Questo rientra proprio nel. Noi è nell'interesse dei perugini tifosi, dei perugini sponsor, dei perugini dei sirmaniaci d'Italia che teniamo i contatti, perché se domani, voglio dire, questa persona dice io ho altre scelte o altre, diciamo, vie da percorrere, abbiamo sempre, non mica possiamo pensare che alternativa. È dovere nostro nei confronti, diciamo, di chi ci sostiene, di chi ci applaude e di chi ci finanzia, di andare a guardarsi intorno. E per il momento, ripeto, noi non abbiamo nessun accordo, nessun contratto, nessun niente con nessuno. Il nostro allenatore si chiama Bernardi. Quando lui vorrà, è inutile che adesso, poi lui ha mandato anche delle cose, ma non so perché le ha mandate. Si riferisce alle dichiarazioni anche in cui lui comunque dice... Non lo so perché l'ha mandate. Quando avete saputo dell'interessamento di Milano a Bernardi e viceversa, diciamo? Senti, l'hai scritto tu sul giornale, adesso vieni a dire no, a me... No, io voglio sapere se c'è la... Io l'ho scritto, noi l'abbiamo scritto. Vuole Mercadino. Tu vieni a dire a me io dove l'ho saputo, quando vuoi dire... Noi l'abbiamo scritto, però. Vi divertite a prendervi stasera, voglio dire, alla trasmissione intanto che... Doveva essere come che abbiamo organizzato 2 settimane fa, prima che succedesse tutto questo polverone, per commentare la stagione. Adesso mi venite a dire quando l'ho saputo. L'hai scritto tu da 2 giorni che lo scrivi. L'abbiamo saputo in gara 4 che il procuratore chiama un nostro dirigente,
il procuratore Giorgio Mattiacevic chiama suo procuratore, il nostro dirigente, e gli dice che Milano è interessata, che cosa volete fare voi? Lui gli ha risposto: lo teniamo, che domanda mi fai? Gara 4 era alle 6 di sera, successo sta telefonata alle 3, che domanda mi fai? Non, si fa, non esiste fare una cosa del genere. Vagamente non capiamo veramente quello che sia successo. Io veramente, voi avete detto prima che c'è gente che smette di fare il presidente, che smettono, che si ritirano, no? Questi sono degli episodi che, per come poi è finita, che abbiamo perso tutto, uno meriterebbe, anzi varrebbe la pena che lascia via tutto, che lascia. Perché tu non mi puoi, per quello che spendo io durante l'anno, chiamarmi in quel momento e dirmi certe cose.